dopo questo evento che ha praticamente devastato migliaia di cittadini, sia a livello economico, ma soprattutto anche a livello psicologico e fisico, non posso condividere l'appartenenza allo stesso partito del sindaco di Canonere. Quindi, visto anche l'assordante silenzio delle autorità, mi vedo costretta ad abbandonare, dopo 10 anni di militanza, la Lega. E lo faccio facendo un gesto simbolico, ma altrettanto significativo, che è il taglio della mia tessera di militante. Dopo 10 anni di iscrizione alla Lega, la dottoressa Antonella Bordin, medico di base di Trebase Leghe, lascia il partito contestando l'assenza di risposte del sindaco di Cadoneghe e dei vertici del Carroccio sulla vicenda del famigerato Velox lungo la vecchia strada del Santo, che sta togliendo il sonno a migliaia di persone che hanno ricevuto tantissime multe. Dall'evento del Velox di Cadoneghe, la cui maggior parte della responsabilità è del primo cittadino, ho cercato di interloquire con lo stesso e cercare delle risposte dai rappresentanti del territorio della Lega, fino ad arrivare al ministro, nonché segretario del partito, Matteo Salvini. Ad ora non ho avuto alcuna risposta. La dottoressa Bordin è solo l'ultima dei tanti addii all'interno della Lega nel Padovano, tra gli espulsi come Fabrizio Borone e chi invece ha lasciato come Alain Luciani.